La Vastese vince e convince contro il Trastevere grazie a una gara attenta e cinica a decidere l'incontro. Una rete da Lonzi giunta al 39esimo del primo tempo. Ma andiamo per ordine nei biancorossi che vengono da due vittorie consecutive. Mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3. Gli ospiti di Mazza rispondono con uno speculare modulo. Pronti partenza via e subito pericolosa la formazione romana al terzo, conclusione da fuori di Crescenzo, palla di un soffio al lato. Da qui in poi la partita è priva di occasioni fino al 39esimo, quando finalmente si vede la Vastese con la conclusione di Alessandro Semprini respinge. Sugli sviluppi del corner i biancorossi passano in vantaggio con Alonzi che si trova nel momento giusto, al posto giusto e la piazza dove l'estremo romano non può arrivare, 1-0. E questa è l'ultima occasione del primo tempo. Passiamo alla ripresa con le immagini di Edoardo D'Addario. Gli ospiti ripartono forte come nella prima frazione al 15esimo colpo di testa di Loporto con palla di poco a lato. Al 25esimo ancora ospiti pericolosi, Di Rienzo ci mette una pezza in uscita e salva il risultato. Al 29esimo si rivede in avanti la Vastese con Agnello, tutto facile per Semprini che blocca senza patemi d'animo. Al 35esimo Sanipoli la piazza a giro, Di Rienzo ottimamente piazzato la blocca in sicurezza e questa l'ultima azione della partita che termina 1-0 per i biancorossi che agguantano la terza vittoria consecutiva e salgono a quota 20 in classifica. I romani masticano amaro dopo aver avuto il predominio del gioco ma senza essere mai davvero pericolosi. Mister D'Addario, terza vittoria consecutiva della Vastese, una prestazione attenta e soprattutto cinica della sua squadra. Dovevamo giocare in questo modo perché loro sono fortissimi. Hanno il miglior attacco, il secondo miglior attacco, potenzialmente sono primi in classifica con una partita di recupero, 8 gol subiti, la miglior difesa del campionato e una squadra che ti aggredisce dal primo all'ultimo minuto. Quindi era una partita da giocare con attenzione dove non dovevamo sbagliare una palla e penso che non ci abbiano tirato in porta e dovevamo realizzare quando ci capitava ed è stata così. È cambiata l'aria in casa Vastese nelle ultime tre gare? Ma l'aria è sempre fredda, quindi ci dobbiamo sempre coprire, dobbiamo stare belli attenti a prendere il raffreddore, a prendere l'influenza, se no rischiamo di perdere qualcuno per strada. Dobbiamo essere molto cauti, dobbiamo essere motivati e vivere le cose di giorno in giorno, proclami, programmi. Sogni non esistono, c'è il lavoro continuo di tutti i giorni e dobbiamo continuare su questa strada. Già siamo proiettati a mercoledì perché andiamo a San Benedetto contro il Porto d'Ascoli che è la rivelazione del campionato e quindi non puoi assolutamente distrarti. Mister Ammazza, c'è rammarico per questa sconfitta, avete avuto il pallino del gioco per lunghi tratti della gara, però la Vastese ha portato a casa i punti. Sì, diciamo che queste sono le classiche partite dove forse gli episodi decidono più della prestazione stessa. Siamo partiti molto bene i primi 25 minuti, penso che avremmo meritato sicuramente qualche cosina di più, un po' per imprecisione, forse anche per qualche scelta qualitativamente magari un po' sbagliata, non siamo riusciti a fare gol, poi la Vastese ha trovato questo episodio e ha portato a casa la vittoria. Vi è mancata un po' di concretezza sotto porta, magari anche l'ultimo passaggio? Sì, dopo il gol preso non era semplice perché diciamo che loro credo che si siano difesi dall'inizio alla fine con 10 giocatori sotto la linea della palla, giustamente non è semplice per una squadra cercare la manovra e cercare anche gli spazi per andare a rete.